Noi abbiamo vinto le elezioni a Brescia, qualcun altro ha vinto in Lombardia, purtroppo in Lombardia non abbiamo vinto le elezioni. Adesso. Dopo. Non so come altro detto questo, soprattutto i comuni capoluoghi di provincia non devono rinunciare a fare politica regionale. Io non ho ancora quel dossier, per il momento lo tengo sul tavolo, ma credo che un coordinamento attraverso l'ANCI eccetera eccetera, ma anche diretto, è uno dei motivi per cui sono venuto qui, ho la gentile richiesta, anche perché mi interessa capire se si può alla volta, ovviamente siamo tutti presi da tante cose, costruire un disegno di questo genere, un pacchetto di Mischia. Chi può formare un pacchetto di Mischia che negozia con la regione Lombardia? Secondo me i comuni capoluogo, perché se no, tra l'altro con questa logica di trasferimenti di risorse con risorse sempre più predeterminate nei modelli amministrativi affidati a un'ASLA che fosse abolita, staremmo tutti meglio. No, quindi questo è un problema che poi dopo non ci sono mai quando invece ti devono dare. Io ho la psichiatria che è un'altra cosa di fronte alla quale personalmente chiudo gli occhi perché mi sta venendo addosso, ma mi sta venendo addosso perché l'ASLA e l'ospedale non fanno il loro mestiere. Siccome dovrò pure affrontarmi. Poi la psichiatria è un classico caso dove se la sanità non fa il proprio mestiere, l'amministrazione se la trova addosso. E deve dare, noi dobbiamo dare risposta. Quindi scusa, la semplifico molto, ma la metto brutalmente su questo lato, su questo piano. La giunta è d'accordo, sì, la giunta è d'accordo, certo, questo abbiamo un problema di raccordo di culture, che non sono solo culture politiche, ma sono culture anche organizzative di esperienza, perché ci sono dei punti di interconnessione tra gli assessori, cioè il sociale è uno snodo, no, lavoro, casa, adesso non so come sono distribuite le deleghe da voi, però è più la fatica, devo dire, da noi in giunta c'è ottimo clima, grande voglia di collaborare, cioè sintonizzarsi anche professionalmente, nel nostro caso sono persone tutte abbastanza nuove di amministrazione, non è semplice, però direi che c'è un supporto vero alla partita. La signora che mi aveva chiesto di incardire se n'è andata, quindi però. E la famiglia, no, no, ma l'ha chiesto di riferire io, di riferire che questo è il lavoro fine che devono imparare a fare gli operatori del territorio insieme alle organizzazioni, cioè il lavoro fine di integrazione dei caregivers familiari non lo si fa con i tavoli centrali, soprattutto in una grande città, fossimo un paese di 3.000 abitanti dove l'assessore va a prendere uno per uno sarebbe un'altra risorsa, ma questa è proprio la cosa che deve imparare a fare meglio la struttura e a farlo in alleanza con un tessuto di vicinato, di quartiere, quindi, perché se si fa un buon lavoro lì, questa cosa, se si legittima, si sostiene questa attività, è ancora una volta un recupero di risorse e un'ottimizzazione di risorse che è indispensabile. Sulle badanti, vabbè, cose dette da scomparso. E l'ultima domanda, sono sufficienti le risorse? Io credo che comunque questo sia, io non so se sono sufficienti, so comunque che abbiamo la responsabilità di fare due operazioni, tre, ridurre le inefficienze che sono tante, perché questo è un sistema inefficiente e iniquo per molti versi e quindi innovare, l'ho già detto. E terza cosa, io sono convinto che una politica industriale dei produttori di welfare ben fatta è anche un volano di sviluppo economico, perché può creare sicuramente buona occupazione e io ritengo anche buona occupazione
un'operazione aggiuntiva diversa, ma e può essere un elemento di sviluppo economico. Se poi tutto questo sia sufficiente, alla fine ho una risposta: deve essere sufficiente, deve essere sufficiente nel senso che dobbiamo imparare anche a costruire delle attese, cioè questo, un'operazione di questo tipo aiuta anche a coordinare le attese rispetto alle possibili risposte, perché noi abbiamo un'esplosione di costi nel settore, nell'ambito del welfare, derivanti da attese sempre maggiori, per cui spendiamo talvolta molti soldi per soddisfare attese sempre più alte e non riusciamo a fare le distribuzioni, quindi insomma questo è un problema. Però questo è, se il welfare riesce a dimostrare di fare questa operazione, io sono convinto che può diventare anche attrattivo di altre risorse che arrivano anche da altri settori, no? Però la legittimazione te la costruisci dimostrando che sei soggetto di sviluppo, non solo, come sempre è stato detto, aree di spesa, perché allora ti tireranno sempre, preferiranno le strade che non il welfare, il decisore.